Sebastian Vettel. Era abbastanza vicino di... al GP di Monza. E che gara, ragazzi, che gara! Complimenti a Leclerc, è stato fantastico, meraviglioso, cioè non ho veramente aggettivi per definire la gara fantastica che ha fatto, è stato mostruoso. Purtroppo da grande fan di Vettel dico che purtroppo secondo me sta finendo, ha tantissima pressione addosso, perché è vero che ha una pressione non indifferente addosso, però sta facendo errori su errori, e un pilota di quel taglio non può permettersi così tanti errori. Purtroppo è arrivato forse un momento di capire qual è il suo problema e cercare di risolverlo, premesso che si possa risolvere questo problema. Io direi che, arrivato a questo punto della sua carriera, dovrebbe forse fare un secondo mente locale e capire il problema qual è, dove sta, se è lui, è la vettura, perché ci sta, ragazzi, potrebbe anche essere che la vettura 2019 non è per lui, però non ne ho idea, dovrebbe essere lui a cercare di capire e a sapere il suo problema qual è. Comunque, detto ciò, complimenti di nuovo a Leclerc, che ha saputo tenere testa ad un ottimo Hamilton, ha saputo tenere testa ad un ottimo Bottas, e che sangue freddo che ha avuto, davvero campione, un predestinato, veramente un predestinato, nulla da dire, è stato un signore, ha fatto una gara capolavoro, perché non avrei aggettivi per definire in diverso modo la sua gara, è stata una gara fantastica, bravo. Gran Premio d'Italia, questa musica che non può terminare, no! Importante per Sebastian Vettel. Era abbastanza vicino di Bottas. Quattro volte campione del mondo che si prende da Stroll. Ci vedremo, e forse neanche per la prossima, perché io sto partendo, me ne vado in ferie. Ciao ragazzi!